Bentornati al Salotto di Bocca in Galleria. Siamo in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca, un'idea nata da Giorgio Lodetti e con il patrocinio del Comune di Milano. Sono interviste in diretta ogni giorno, qui adesso siamo sulla rubrica Tavoli Art, dove ho il piacere di ospitare Francesca Lapris, che è una mia carissima amica, che conosco da quando era piccolina, non che sia diventata grandissima adesso. Esatto. Però è una ragazza veramente bella, talentuosa e molto molto particolare. Adesso vi racconterà chi è e soprattutto vi presenterà Frank, un amico molto speciale. Ok. Allora, raccontaci intanto di te. Va bene. Allora, io in realtà ho incominciato a fare arte, a disegnare o anche suonare fin da quando ero piccolina, perché nella tenda dei miei due clienti abituali erano appunto un contrabbassista di un gruppo jazz e un artista, e quindi, cioè, stando anche tanto tempo con loro, ho appreso tante tecniche sia musicali che artistiche. Poi sono andata a studiare al liceo artistico e l'ho finito quest'anno, però appunto durante gli studi ho deciso di creare varie sculture o comunque dipinti e portarli al di fuori, non so, del mio studiello a casa e di andare appunto in giro per Milano a esporli per strada, e ho avuto appunto la fortuna di incontrare te e anche appunto di avere vari lavori in giro che mi hanno permesso di fare la mia passione comunque un lavoro, e adesso appunto devo continuare gli studi, si vedrà. Quindi continui a studiare arte ma anche musica? Sì, assolutamente. Studio batteria da un bel po', effettivamente, da quando ero proprio piccolina, e suono la chitarra e in più produco musica elettronica con Ableton. La ragazza ha solo 18 anni, non so in quale vita ha iniziato a studiare. Sì. Ad ogni modo, parlaci di Frank. Chi è Frank? Ok, allora Frank, diciamo che è nato quasi subito, nel momento in cui ho proprio buttato fuori la mia arte alla fine. È stato uno degli elementi principali ed è sempre, diciamo, l'elemento principale al quale ruota tutto attorno. E, è sia la mia, come dire, forza creativa. No, non è proprio un alter ego. Ma perché fonte di ispirazione? Diciamo di sì, però appunto ho proprio il bisogno di disegnarlo spesso, oppure di scrivere di lui o di comporre musica proprio su di lui. Proprio perché è la mia forza creativa, ma è anche una sorta di guida, di maestro, una sorta di padre che sa sempre che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, e spesso appunto lo disegno in questa sorta di, qui non ce l'ho, però qui ho la prima versione, che è quella lì, la prima. Forse la possiamo avvicinare un po'. Questo è Frank. Oui. Allora, raccontaci, esatto, un po' di lui. E no, appunto, è l'elemento principale di qualsiasi cosa che io vado a creare alla fine. E appunto, di solito lo disegno in questa sorta di vulcano, in fondo, su una sorta di trono, e davanti a sé ha questa sorta di pozzo di latte dal quale è nato, praticamente. E non è un personaggio immaginario, è proprio uno spirito guida. È uno spirito guida, assolutamente sì, è uno spirito guida. E appunto quella è la prima versione in assoluto, cioè la prima volta che ho disegnato Frank era... E poi era, abbiamo così, altre versioni di Frank? Allora, in realtà tutte queste... cioè tutto il resto dei miei disegni, in realtà non della mia musica, più dei miei disegni, rappresenta non delle variazioni di Frank, ma in realtà di come Frank vede il mondo, cioè è come se guardassi attraverso i suoi occhi il tutto.
e lui solitamente ha una visione molto distorta o che comunque va a cogliere Molto appunto distorta rispetto a cosa? rispetto alla Ma la realtà che realtà è la nostra o la sua? è la realtà. Allora, diciamo che è la nostra, però lui va a cogliere proprio il lato nascosto di tutte le varie situazioni Faccio un e lo... esempio. Un esempio, ok, in questo quadro qui, allora, quella lì in realtà è una sorta di ballerina e lì viene proprio messa a nudo il lato oscuro della danza e della bellezza e del raggiungimento della perfezione. E Sì. infatti si vede proprio questa figura distorta con la faccia che ruota attorno a una sorta di luna e estremamente magra e emaciata con dei colori che non sono naturali. E appunto attraverso la visione di Frank, che so, una tipica ballerina, che la vediamo tutte bellissime, tutte aggraziate, eccetera, eccetera, vista attraverso i suoi occhi si vedono tutti i lati oscuri, Quindi il che so, della ballerina, sacrificio, la assolutamente. rinuncia, il dolore. Esattamente, esattamente. E E questo beh, forse è la parte veramente più reale. è. E Io penso che una infatti, ballerina professionista potrebbe venire qui e dirci infatti. quanto è bello stare sulle punte, ma quanto fanno male i piedi. Esattamente, esattamente, Quindi sì. lui vede, diciamo, Frank ti fa vedere la parte quella che ci serve per arrivare all'obiettivo. Quindi lo Sì, sì, sforzo, la sì, sì, sì. costanza, il Assolutamente, sacrificio e tutto quanto. E tu assolutamente. che cosa hai imparato da Frank? Tantissimo, cioè Come sono. artista e come donna, Sì, come giovane donna? assolutamente. Allora, diciamo che all'inizio, quando è venuto fuori Frank, ero stata piuttosto ingoiata, inglobata da queste visioni proprio così crude della realtà, proprio perché cerca di mettere a nudo qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto della realtà. Invece, piano piano ho incominciato a comprendere bene la sua visione, che non era una sorta di, come dire, inquietare l'altro, cioè Sì, attraverso non questo, cercava di no, 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 spaventarti. no, ma non dico io, perché alla fine queste cose qui le tiro fuori io e sembra che ci sia dietro un voler inquietare. In realtà no, è proprio una sorta di sfogliare il tutto, di tutte le sue costruzioni molto superficiali e andare a trovare proprio quei lati nascosti che in realtà sono le cose più importanti, quelle che ci stanno sotto, ok? E appunto pian piano, appunto avendo questa sorta di Frank a fianco, mi ha fatto capire tante cose, tantissime. E infatti anche, cioè questi qua sono tutte opere abbastanza vecchie. E come vedete io non metto mai le mie opere dentro imballaggi o robe del genere, proprio perché sono delle immagini, delle visioni che appartengono al passato e quindi secondo me è giusto proprio che si vadano a rovinare con il tempo. E difatti, cioè, come si possono vedere, non sembrano tenute molto bene. Però comunque sì, infatti ora è cambiata molto la mia espressione artistica rispetto a prima. Ho portato alcuni sketchbook nel Ce caso. l'hai? Prendilo. Ne ho due. È quello vecchio. Allora mi avvicino un attimo alla telecamera per far vedere i lavori di sono proprio spontanei, come si faceva una volta. Ok. Sono proprio degli schizzi spontanei, come si faceva una Oui. volta, come Assolutamente sì. l'ispirazione del momento buttata su un pezzo di carta. Sì. Adesso che progetti hai Allora, adesso rispetto a... io sì, sto lavorando molto di più dal punto di vista musicale e appunto sto componendo vari pezzi sia elettronici che strumentali, che hanno però appunto sempre voci maschili, proprio perché voglio che la voce che canta ricordi quella di Frank. Ok.
E infatti io non canterei mai sui miei pezzi, proprio perché non mi va di sentire proprio una voce femminile, dato che la mia forza creativa viene da lui e quindi gli fa onore avere qualcuno, una voce maschile. Dove possiamo andare a curiosare le persone che vogliono approfondire un po' la tua arte, la tua musica sì. il tuo rapporto con Frank? Dove possiamo andarlo a recuperare? Allora, ho appena aperto una pagina su Instagram dove lavoro con un mio socio. E appunto componiamo musica e stiamo praticamente giornalmente mettendo nuove tracce. Come si chiama questa pagina? White Rabbits Sound. Ok. Ok. E no, appunto, ci chiamiamo i Bianconigli. I Bianconigli, va bene. e poi hai Facebook? Sì, ho Facebook, quindi anche lì mi si può trovare, Francesca Labris, normalissimo. Perfetto. E basta. E allora ci aggiorneremo più avanti per sapere come stanno andando i tuoi progetti. Assolutamente, assolutamente. Grazie Francesca. Grazie di essere mille. Stata con noi.